Sono le infrastrutture la chiave per lo sviluppo del Sud. Su questo puntano gli imprenditori di Benevento riuniti per l'assemblea di Confindustria nel Teatro De Simone del capoluogo sannita. Due le opere principali chieste a gran voce dal presidente degli industriali beneventani Biagio Mataluni: l'alta capacità Napoli-Bari e il raddoppio della statale 372 Telese-Caianello, arteria pericolosa che registra il triplo di incidenti mortali rispetto alla media campana. Il sottosegretario alle infrastrutture, il beneventano Umberto Del Basso De Caro, non vuole creare false illusioni. Sono opere difficili che richiedono tempi lunghi. Se fossero realizzate, in quanto tempo? In 10 anni? E se fossero realizzate sarebbero poco più di 2 miliardi di lire sul territorio sannita. Il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, annuncia segnali di ripresa da parte delle imprese, ma sollecita ampie riforme. Partendo da quelli che io considero 4 punti cardine irrinunciabili: una profonda riforma delle istituzioni del nostro Paese, un orizzonte europeo che si fondi su una progressiva, vera integrazione dell'economia del vecchio continente, una nuova politica industriale che risponda alle esigenze di una diversa e più articolata competizione internazionale, la costruzione di una nuova idea e visione del lavoro.